sì, ci mettiamo una mezz'oretta, dai. Ah, ok. Partiamo solo subito. Che abbiamo bisogno di un termometro. Per? E poi te lo mostrerò quando saremo lì. Ma che tipo di termometro? Quello al mercurio? No, va bene, uno anche quelli lì di adesso, fatti a... Quelli di adesso? Quelli di adesso. Vabbè, lo vado a prendere. Va bene. Lo prendo io? Sì, lo prendo io. Lo prendo io. Ma tipo quello lo che... Lo prendo tu. Ma quello che ci abbiamo giù, che misuriamo la temperatura? Sì. Eccolo che torna con il termometro, è un po' sconvolto da questa mia richiesta. Sì, ma io ho dei dubbi. Ma questo? Sì. Vabbè, che? Serve per misurare la temperatura, no? Quindi addirittura questo fa sia persone che superfici che sì. Tutto. Vabbè. No? Vabbè, andiamo a vedere come porti. Ok. La cinta l'hai messa? No. Come faccio? C'ho questo da una mano, questo da un'altra. La sicurezza prima di tutto. Quindi mentre guido la reggo io l'action cam. Esatto. Ricapitoliamo. Cosa devi ricapitolare se hai iniziato adesso il video? No, perché prima quello che abbiamo ci siamo già detti dove stiamo andando. Tu mi hai fatto prendere un termometro. Sì, questo. Esatto. Ok. Esatto. Ma che è? È quello? Mazzo, è quella? Sì. Sta a 39,5 la, grave. La cam. Madonna, mo scoppia. Mazza, e poi mi hai detto di vestirmi tipo qua da escursionista disperso, esatto. Scarpe da trekking e mi hai detto ti porto in un posto fresco. Beh, non ho utilizzato proprio quel termine escursionista disperso. Ah, ok, no, da escursionista disperso nel senso nell'armadio. Esatto, tipo scout ti ho detto. Infatti tipo scout. Mi sembri abbastanza aiuto se ci muove. Com'è stata la salita? Com'è stata la salita? Bene, meno male che ho smesso di fumare. Ecco. Secondo me sta qua non è buona, c'ha un sapore e non dovrebbe avere sapore l'acqua. Ma io ci sono cresciuta con quest'acqua. Eh? Ci sono cresciuta con quest'acqua. E allora non è buona, te l'ho detto. Devi sapere dopo che sta bevuta... in questo paesino c'è una chiesetta. Te la mostro, salute. Non so, l'acqua del paese fa miracoli, ragazzi. C'è una chiesetta in tutto ciò, hai detto? Sì, eccola. Quella la era stiamo l'acqua costeggiando. Santa, sì, l'acqua santa. Beh, se... Ah, questa? Sì. La fontanella sta dietro. Esatto. Chi è questo? Pinto. Ciao, Pinto Cicito. Vieni qua, vieni a salutare, vieni. Ciao. Ciao! Oh, che simpatico, guarda! Che carino questo canetto! Devi salutare tutti! Ciao! That's a happy, oh, the happy dog! Oh, just a happy, happy, happy dog! Good, my happy, happy guy! Oh, just a happy... Torniamo alla chiesa, fammi vedere un po'. Quindi tu da piccola venivi qua? Esattamente. Ma eri un'assidua? Questa? Ma, no! Che so, domande detto, sono? Ma perché ci sono questi bidoni? Tipo falò. Che domande sono? Perché tu sei di qua, stai originaria? Cose, ma ci sono, non so, avranno poggiato questi bidoni, forse per sono i bidoni per fare i pomodori. Ah, è vero, ma si può vedere, le insomma. Le conserve. Ti faccio, ti mostro la chiesetta. Vediamo le conserve. Ah no, è tappato. Beh, è tappato. Aspetta, volevo fare una cosa tipo andare a vedere la conserva di zanzare. Mostriamo la chiesetta ai nostri ah, followers. Ah, ok, perfetto. Seguiteci. Questa è la chiesetta dove Mariella veniva ogni domenica, quando era vicina. Esatto. Vabbè, fa niente, dai. Vabbè, fa niente. Ma si dovrebbe aprire. Cinque ore dopo. Sette ore dopo.
Ecco. Non è difficile. Oh, vai, ci siete? Guarda che cosa, che sciccheria. Madonna. Esatto. Ah, mi doleva il cappello però. Esatto. Che quindi che arazzo? Cosa? Ma non dire parolacce. Non è una parolaccia. Hai detto arazzo. È un arazzo. Guarda, fai una carrellata qui sull'altarino. Sull'altarino. Questo è l'altare. Sì, mi hai fatto una carrellata a Steven Spielberg. Vai sì. Un po' piano piano. Madonna, ma dai, che dovevano fare questa carrellata? I fiori, che è tutto addobbato. Ah sì, vabbè, curato. Qui c'è anche esatto. Il confessionale. Ma è carina perché è piccolissima, esatto. Ma c'è tutto. C'è tutto. Non ti sono fatti mancare nulla. Nulla. E quindi tu da piccolina venivi qua. Esatto. Perché vogliamo No, ma dai! Che c'è? L'ho pestata adesso. Ma veramente cos'è? Cacca secca. Un animaletto? No, bravo. Secca, sì. Cioè, quando ero piccola mi sedevo con gli amici, qui parlavamo, vedi poi c'è la fontanella e qui ci sono le scale di casa di nonna. Che non facciamo vedere per motivi di privacy. No, che c'è una macchina. Ah Mary, ma abbiamo parcheggiato qui? Sì. Prendo, vabbè, l'hai chiusa? Sì. Ah ok, è chiusa, andiamo. Vabbè, mi è messo posto fresco, sì, quindi è questo? No, la chiesa? È qui sopra. Dove? Nei boschi. Cioè nella vegetazione? Esatto. Andiamo nella vegetazione. Salvia, diciamo. Oh, salvia, come sta? Tutto salvia. Bene? Ma che cactus ho detto? Ehi! Hai detto? Ma è carino. Ma tu sei sicura che tocca passare qua? Sì, questo è il sentiero che dobbiamo percorrere. Ah, lo chiami sentiero. Fantastico, lastricato. Ma che lastri che de che? Ah no, c'è sta un po' di mattonelletta. Sì. Poi mi porterà dove c'è un vecchio frigorifero, guarda. Tipo buttato, abbandonato, c'è ecco, posto fresco, io farò ah ah ah. Congelatore, non un frigorifero. Ecco, un vecchio congelatore. Qui dove andate dritto? Un pinguino. Qua? Sì. Ma la sai a strada o te la stai inventando al volo? Diciamo che ha un po' che non torno qui, però più o meno mi ricordo. Ecco, vabbè, vado avanti io, va. Ma forse è meglio che vado avanti io. Perché? È che diciamo più o meno conosco. Tu dimmi destra o sinistra, io giro. Ok. La piccola pausa, ma che figata. Perché esatto. Qua è tutto così, che roba è, sono muri a secco questo, c'erano delle... Sì, come dei ruderi. Delle costruzioni, delle robe fantastiche. Sì, forse anche qua. Abitative, non so. E qui in questa location venivamo a fare dei picnic, delle merendine pomeridiane, a scorrazzare per i boschi. Hai capito, io stavo quindi nei quartieri di Roma, esatto. In mezzo al traffico, a giocare tra i vialetti con i signori che ci bestemmiavano addosso. E invece... E tu stavi qua. Ecco, nella pace, nell'oasi, in questo ambiente, mai capito, mai complimento direbbe proietti. Guarda che bello st'albero! Wow! Ma tu mi stai portando tipo in un posto tipo Blair Witch Project. Guardami che carino, sì. Tipo, come si dice? Vedi, ti vuoi addentrare? Sì, voglio, qui sembra proprio il luogo adatto per fare la pipì, vediamo cosa c'è. Ma dai! Quei luoghi dove la gente va a fare i propri bisogni. No, c'è solo il teschio di una persona, misto a candele. Visto. No, è lì che mi incuriosisce invece, aspetta. Una parete. Ma tipo un vuoto. Aspetta, vediamo che cosa c'è. Ah! Cioè, aia, cioè sì, sta parete. E qua, sta struttura che ci hanno appoggiato sopra e va. Ah, non possiamo andare avanti. C'è un ramo. E quindi? Dovremmo sorpassarlo. Aspetta. Ok. Che grande avventura. Stacco, eh? È una un cinghiale di metallo. Il rumore di una tapparella. Quindi tu che senti sempre i rumori di tapparella ovunque. Mo' diventa tipo Blair Witch Project. Cioè, un po' di Coffee Rock. La Coffee Rock, esatto. Ah, è vero, la tapparella c'era sul serio, vedi, l'altra volta l'ho sentita io. L'altra volta sì, perché c'è il paese qui sotto. Esatto. Interrompo? O possiamo ancora camminare, che ne so? Credo che sia
Ma io sento freddo qua, no fresco. Che cos'è? Che cos'è? Stavo per dire una parolaccia. Sì, ma che cos'è? Allora, questo qui praticamente... No, aspetta, ho paura, ma mi devo preoccupare, devo stare attenta a qualcosa. Femminile, questa è la famosa grotta fredda. Se tu ti metti qui davanti... Ma stiamo scherzando? Senti già, fai vedere le foglioline che si muovono, perché qui si crea non solo una corrente d'aria, ma pare che sotto passi un fiume. E quindi questa piccola grotta è gelata. Ma tu sei mamma, ma stai scherzando? I paesani qui la utilizzavano come un frigorifero naturale. Il termometro che ce l'ha? Voglio misurare. Ecco perché il termometro. Sì. In realtà se ti metti il giacchino ci puoi entrare anche dentro. Sì, aspetta un attimo una cosa. Quanto è profonda sta grotta? No, è piccolissima. No, perché io vedo che ci sono dei rami che sono stati portati fino a qua. Potrebbe essere qualche animale sta a crearsi la tana. No. E vuole tappare. Qualcuno che ce li ha messi. Dici? Sì. O l'animale porta i rami così qua. Che ne so, un animale grosso. No. Porco Giuda, che freddo, non è possibile. No! Ma è una cosa aliena, l'X-Files questa, dai. Peccato che guardando il video non possano sentire il freddo. Però se chi se ne intende vede queste rocce che io sto notando adesso, che c'è un muschio bianco, grigio. C'ho la torcia. Vediamo quello se c'ho la torcia. Io intanto misuro. Io non posso stare qua fuori. Io intanto misuro. Guardate, anche a stare qui davanti fa un freddo veramente, che ora ci prendiamo una tracheite o una bronchite. Senti, per quello ti ho detto di portare un giacchino. Ma come succede? Allora guarda. Ora facciamo un attimo qui una misurazione dell'ambiente. No, vabbè. Ma senti che freddo. Pensa, non lo rileva. No. Ah, forse devi mettere non persone ma superfici? Esatto. Come si fa? Perché qui è veramente bassa la temperatura. Surface, ecco qua, vediamo, Vediamo, temperatura 9.8. No. Sì, ma qua guarda. Freddo. Guarda fuori. 9 gradi, 10 gradi, guarda, aspetta, non so se riesco a riprendere qui. Troppo se freddo. Si vede. Qui da 10 gradi e 4, vediamo un po' più in là. 8 e 8 ragazzi, non so se si vede, vediamo un po', aspetta. Non so se è troppo vicino, boh. Eccolo, 8 e 8. No, fa freddissimo, allora, Valerio, aspetta. Non so se misura fuori però, mi facciamo vedere. Un coccolone. Ma fa freddo, inquietante. Senti un po', facciamo un'altra cosa. Vieni qua, per favore. Sì, eccomi. Misura una temperatura su una pietra normale. Tipo qua. Ma non della stessa grossa, magari anche qui, guarda. Ah, perché sta un po' più fredda addirittura. Terra. Ecco. Quanto fa? 23,3. Cioè, lì so 8 gradi e qui so sì. 23. Ti devi mettere il giacchino, altrimenti ti piglia un coccolone, te lo posso assicurare. Anzi, io avrei portato anche i paraorecchie, perché veramente è qualcosa di strepitoso. No, è assurdo. Vediamo la vestizione di Valerio. Eccoci qui. Non ci credo. Ci sei? Sì, ci sono. Ma non è ci sei o ci fai? Ci faccio. Un po' sempre. No. Poi c'è questa apertura, questo pertugio veramente piccino. Poi vabbè, tu con i calzoncini, vale. No, è una grottina piccola, Valerio, ti dicevo prima. Tu non mi volevi dare retta. Sì, ma c'è una galleria, infatti. Una galleria dove? Dammi qua. Aspetta. Cioè, vediamo se si vede. Vedi? È da qui, però non capisco chi è. Nessuno, vale. So io. Dammi un po' il termometro, io misuro qua. Hai chiuso tutto, sì? Sì. Qui sono 8 e 9. Ma da dove cazzo? Cioè, sta pietra, eh. Ma poi... usavano come frigorifero gli antichi. Penso ma pensa che roba. Qui 8 e 4. Questo è un verme. Lì c'è una tanica di non so che lì dietro. Ma io non capisco però dov'è che proviene. Qui non mi pare. No, qua addirittura è caldo. Viene da qua. Vediamo se riesco a far vedere pure il tetto. Oh, scusate, ma è la prima volta che entro dentro una grotta, quindi queste riprese non saranno
degne di... Ah, guarda, guarda qua. Vediamo se si legge. 7 gradi e 9, 8 gradi. Grati. Eh no, fa freddo. Ah, eccolo. Eccolo lì, forse il buco da dove passa tutto il mondo. È molto stretto. E non entreremo ovviamente lì dentro. Però credo che il canale sia lì, perché c'è un canale che collega a un eventuale fiume sotterraneo. Un canale sotterraneo. Wow. Andiamo qua su. 8 gradi. Io non sarei tanto perché fa veramente freddo, sì, fa... poi ti pigliamo un dolore. Sì. Ok. Madonna, leggi qua, fa freddo freddo. Lo credo. Vedi, guarda, io sono a stare qui. Della roccia. Vediamo il aspetta, di qua. Eccoci. Il parto della roccia. Ciao. La nascita di Valerio dalla terra, ecco. Dio, scusa. Fantastico. No, che caldo. Hai capito? Cioè, ti ho detto stai attento, altrimenti l'escursione termica non mi voleva dare allora, retta. La pietra, cioè, che da 8 gradi e 8 a 30... La macchina misurava, cioè, 37 e 8, esatto, quando siamo venuti qua. A 37 circa. Gradi. E qui fuori ambientale. Fa freddo. Qui fa più fresco, saranno, metti 28-30 gradi qui, no, all'ombra del bosco, qui nel sottobosco, come si suol dire. Passa, guarda, l'aria. Qua sono 20 gradi, infatti. Vedi? Quindi, però, sono comunque tanti gradi di escursione termica. No, che cosa magica. Hai visto? Non ero mai entrato in una grotta. Ma poi così piccina, così carina. E questo era appunto anche di... Io pensavo mi stessi prendendo in giro dicendo ti porto in un luogo freddo, invece... No, è la realtà, scusa, ma ti ho mai preso in giro? Ma sì. No, magari uno scherzo. No, non è vero. Non ti ho mai preso in giro. No, no. Ma questa era tappa fissa, tutti i pomeriggi... dei 3 mesi estivi che passavo qui in vacanza quando ero piccina, venivamo a giocare qua su. Ma vedi, potevamo portare, a parte che abbiamo le bottiglie d'acqua. Ah, vuoi lasciare una qua? le vogliamo lasciare qui e poi le veniamo a riprendere. Lasciamone una vorrebbe... Una, ok. Allora, una la lasciamo qui. Ma vogliamo lasciare in descrizione dove ci troviamo, però vorrei fare anche una piccola... metti l'acqua, secondo me sarà... aspetta, facciamo una cosa, misuriamo la temperatura della superficie. Vai. Della bottiglietta. Okay. Prima di metterla... Quindi già l'abbiamo portata un po' fresca da casa. Sono 19 gradi. Ok. No, mo sta a 20, dove sta attaccato. Allora, ricordiamo che l'attaccato è qua sopra. Aspetta. 19 gradi e 1. Okay. Mettila nella grotta. Mi sto dando un ramo sullo stinco. Madonna, solo che mi piglia un po'. La faccio io, dai. Mi dai un ce la metto io, ce la metto io. No, Valerio, però prendi freddo. No, vabbè, esiste un po' di più di te. Vabbè. La mettiamo qua. Ok. L'hai messo. È tutto fresco qua. Tutto fresco. Allora, quanti gradi? Addio, è caduta. Aspetta. Ecco qua, la metto nel punto più fresco, dai. Sbrigati e torna, ecco non qua. Puoi entrare lì dentro così. Ma che è un brugone gigante quello? Valerio? Ecco! Non è che la devi mettere a mo' di fotografia, no, glamour? Ti reggi, cioè, qua. Mi preoccupo perché veramente sono tanti gradi di escursione, ti piglia un coccolone. Guardo. Ok. Madonna, veramente sono freddo. Ora ti porto nella fantastica casa di Blair Witch Project. Che cosa? Ma ci sì, prendiamo... c'è una casa inquietante più avanti. Beviamo l'altra acqua, però, l'altra bottiglietta. Ci mettiamo un attimo, sì, qua che è fresco e si sta, sì, bene. Più avanti. Qua, lì è troppo freddo, veramente. Ragazzi, ma... Allora, io non so... Sento sempre... Muovi con un bastoncino le pietre, potrebbero esserci... Bisce! Bisce non so bene nostro. No, però... Allora... Io non dove sono. Mi siedo, scusa. Qui a fianco a me. Sì. Sono tutti batteri qua. Io non sono mai entrato dentro una grotta. Che mi ricordi, insomma, mio ricordo. Penso di. Sto freddo. Mamma mia. Penso di non essere mai entrato in una grotta, ma quella lì, che è stata la mia prima grotticina, grotta, è inquietante perché fa freddo. 8 gradi e fuori sono. Le pietre che stanno fuori arriviamo a quanto? A 26, 27 sì, gradi. Da matti. Noi vediamo la bottiglietta cosa se scende, perché sta a 27. Non abbiamo visto l'orario, però. Vediamo. Quanto tempo ci mettiamo a salire. Esatto, vediamo. Allora, intanto vedi l'orario.
sono stanco. Allora sono le 18.40. Alle 18.40, quindi era circa 10 minuti fa. No, ma manco. No, 5, ma neanche, un minuto. Vabbè, 18.40 era 20 gradi la bottiglietta, giusto quello che sta dentro. Mo vediamo un po', facciamo una passeggiata, ritorniamo, vediamo l'orario e la misuriamo di nuovo. Comunque, dicevo, una bella esperienza. Io in descrizione al video mettiamo dove si trova questo posto, però il nostro invito è questo: se venite qui a visitare questa incantevole foresta, questo bosco e questa grotta aliena, perché per me io questa era la grotta X-Files da oggi in poi per grotta me. X-Files. Sì, sì. Allora, non dovete sporcare. Non dovete scrivere con i pennarelli o con altre menate su pietre, graffiagne, dovete lasciare il luogo intatto, anzi più pulito di come lo trovate, giusto? Sì, infatti io non metterei in descrizione. Non lo metti dove è sta grotta? Se, così allora, preserviamo, anche perché qui ragazzi ci sono 6 abitanti. Allora facciamo una cosa, visto che sembra un luogo veramente sconosciuto, però si vede dalla strada che abbiamo fatto, qualcosa si può percepire. Ma chi ci abita? Vabbè, infatti in certo taglio l'abbiamo fatto. Quindi facciamo una cosa, chi ce lo chiederà con un commento, vi scriviamo, esatto, diremo, se ce lo chiedete, qualcuno che fa parte dei gruppi urbex. Facciamo noi da guida, lì ce li incontriamo in un punto, li bendiamo, li portiamo. Portiamo qua, li ribendiamo e li riportiamo a casa. E poi chiediamo i soldi alle famiglie. Ma no, io per portarli a famiglia. Pensavo. Guardate, io sto cercando di raggiungere Valerio, che in realtà si è arroccato. Quindi da giù si è arroccato lì. Non so se lo vedete. Ma cosa stai facendo? Non fai capire. C'è l'action cam? Sì. Vieni che lì. Con quella forse possiamo vedere cosa c'è qua sotto. Ho trovato un'altra insenatura, ma non è la stessa parte della grotta. Allora, una parte più grande. Aspetta, perché per salire qui già mi sono quasi addobbata. Fai attenzione perché ci potrebbero essere delle parti vuote sotto, che qua camminando ho sentito rumore sotto i piedi strano, insomma. Eh certo, ti ho detto qua sto io. Che qui sotto ci passa il fiume. Senti qua. Mannaggia. Senti qua. Ammazza! Aspetta, ti passo l'action cam. Si vede? C'è questa asola. Ma dove mi stai portando? Stiamo andando ad un vecchio rudere, una casa abbandonata. Ma è lontana perché sta facendo buio qua sotto. Molto, molto, molto inquietante. Che c'è? Eh? Che c'è? Che ridi, che qua io ho appena trovato una cosa. Cioè, dove mi stai portando? Questo è uno stinco di un tuo ex ragazzo, scommetto. Esatto, vedi? Questo qui, vedi come si è ridotto male? Ecco, allora questa è la prova che hai ucciso tu qualcuno, che sono io, mi stai portando qua per uccidere anche, esatto, la strega di Blair Abruzzese. Mariella di Blair, ma qua? Mariella di Blair, ma qua è una tana. Oh mamma, che paese è quello, scusa? Dove abbiamo parcheggiato noi? No, io dico questo. Sì, quello dove... Lì è la nostra macchina, quindi dobbiamo fare... Ma tu stai scherzando? Questo pezzo di montagna. No, non è... tu mi prendi in giro. Noi abbiamo parcheggiato qua. Esatto. E abbiamo fatto tutta questa strada. Sì, che ora forse dal video non rende, però da qui... Rende, fidati. Un'immensità, una curva. Eccola, la macchina, eccola lì. La aspetta. Vedi? Credo, se riesco a indicarla, non lo so, ma sta qua. Sì, no. Si vede la macchina dietro quell'albero. Porco luglio, come diresti tu. Mannaggia la poesia e tutti quei tuoi termini. Che in questo caso, guarda, siamo arrivati alla mia abitazione. Siamo arrivati a Torpignattara qua, con tutta la strada che abbiamo fatto. Siamo arrivati alla mia abitazione della strega di Blair. Ah, dove io morirò praticamente. Esatto. Oddio, che faccio le corna. No. Perché ora ti sacrificherò. Dove io morirò quando avrò 97 anni. Esatto, ora ti sacrificherò agli dèi. Bene. Dell'Olimpo, di questo monte. Esatto, ma io risusciterò subito in un ottimo stato, perché ho la carta... dei resusciti. La carta dei resusciti. Esatto. Dopo 3 giorni. Ma no,
Quella è quella vecchia, adesso è subito, immediato, sì, sì. La nuova è immediata, tipo certo, di costa di più, però sì, esatto. Dipende dal campo, di solito ci mette qualche minuto comunque. No, ma questa era l'abitazione dei genitori del parroco del paese, degli anni 50, insomma. Ah sì? Per intendere. Sì. Caduto il power bank. È possibile, è permesso. Avanti chi è fesso. Entro io. Wow. Togli il cavetto se... Che roba, ragazzi. Una casina molto carina, piccolina, essenziale. Vero. Che anni hai detto? Ho detto magari... 50? Sì, 40. 40? Sì, pure prima, antecedente. Comunque... Poi hai fatto tutto con le pietre del posto, questo... Sì. Che roba. Bellissimo. Qua c'è un altro accesso. Dove? Ma conosci bene. Sì. Beh, sì, ti ho detto, ci venivo a giocare da piccola qui. Giocavi ai sequestri? Tipo Cartman? Esatto, tipo Cartman in South Park. Aspetta. Attenta al ramo. Cioè, mi stavi per uscire. Questo. Che roba! Dopo che è partito il ramo, senza il ramo, è geniale. No, c'era pure un po' di intonaco, vedi? C'era pure un po' di intonaco. Wow! Occhio, perché qua sotto... Tanto che qui ci sono animaletti, batteri, guarda un po'. C'è qua delle tegole, una nicchia. Nella nicchia c'è qualcosa, non so se è un oggetto o una cacca. Fammi vedere. Questo sembra il manico di un fucile. È vero, però invece è un pezzo di legno della finestra. Normale, della finestra, sì. Ma qui stiamo in alto. Cioè, questa cos'era, una porta o una finestra? Oppure una finestra? Una porta, una porta. Che figata. Forte? Sa quanta storia. Sì, come era disposto qui dentro. Si avevano... Guardate che chiodi. Magari qui sopra, wow. Forse c'era la casa e sotto una piccola stalla. Non Mamma so perché mia. Vedo... Guarda qui, una sorta di rialzo come fosse una mangiatoia, non so. Ah, per lungo? Così, strano, Che stranezza. Che cosa avranno fatto? Avranno tolto qualcosa? A sinistra c'è lo strapiombo. Cosa? È lo strapiombo. Quale strapiombo? Dai, non fare lo sciocco. E inizia ora il nostro lunghissimo. Tanto lungo percorso per raggiungere la macchina e per andare poi. Ma dai, è tutto in discesa. Sì. 20 ore dopo. Ci vediamo alla grotta, ragazzi. Ora faccio un po' di video io, visto che Valerio è first lady e fino ad ora... Ecco, infatti, come voleva si dimostrare... Cosa stai facendo per attirare l'attenzione? È una camminata... Omicidiale. La camminata tipica a spina di pesce. Cosa stai facendo? Ti fa trovare delle guarnizioni verdi nel nulla. Ti fa trovare le guarnizioni verdi nel verde. Eh? Mannaggia. E quindi? Fai pure i saltelli, fai i saltelli. Ma non sai fare un vlog? Sì, sto facendo un vlog, ma ogni tanto giro. La felce! Eccola. Fantastico, ci vediamo tra poco. Così corriamo un pochettino per raggiungere il nostro punto di interesse, la grotta fredda, recuperare il giacchetto che Valerio ha lasciato lì su un non so dove, su una pianta, e la bottiglietta d'acqua, così faremo la misurazione della temperatura. Ma pensi che mi vuoi fare lo scherzone? Guarda che ti ho visto. Io sono solo un upupa. Che c'è? Fai allora il verso dell'upupa. Ok. Ma non fa così. No, non ho sentito, no. Che non scorreggia. Non fa così l'upupa. Poi che ne sai se fa le puzzette o no l'upupa. Ecco, se c'è un esperto di upupa, io so fare ci dica se... Ecco.
Io so fare il verso di tutti gli animali. Chiedimi... scrivete in chat il verso so del lucupa. Chiedimi qualsiasi animale, vai, riprendi te, dai. Ok, così. Il cinghiale. No, riprendi te così, non guardare me. Faccio il verso del cinghiale, però se non mi vedono sembrerà proprio vero. Guarda, riprendi te. Cioè, reggi, riprendi da sola. Se mi inquadri poi si capisce che non sono un cinghiale, perché io lo faccio proprio uguale. Questo è il cinghiale. Ok, uguale proprio. Poi la biscia. Sì, pure, sì, quindi fanno tutti le puzzette. Tu sai fare le puzzette degli animali. Esatto. Ho capito. È una cosa nuova, non l'ha fatta mai nessuno. È una cosa nuova, è vero. Chiedimi in qualsiasi animale, io te lo faccio, guarda. Cioè, proprio... tutti gli animali, proprio. Tutti. Tutti. La rana pescatrice. Sta nell'acqua. Vai. Come ti è venuto in mente? Il tordo. Perché dall'albero, dall'alto che cade, no? Non fa la puzzetta, ma fa direttamente la tutto insieme. Anche la pipì, perché gli uccelli la fanno tutto insieme. Ho capito. Dopo questa rivelazione ci vediamo tra un po'. Perché avete sentito il... e poi il... perché c'era la rana pescatrice. Va bene, molto interessante. Ci vediamo tra poco alla grotta. Valerio che recupera il giacchetto. Fantastico. Qui tra power bank cose, c'è proprio il panico. Ce l'hai fatta? Perché c'ho la schiena fredda, mi sono messo un attimo adesso, ma proprio fatto, ok, cioè sudata e mi Te l'ho detto che bisogna stare attenti. Vai. Me li porto con me o vado solo io? Cosa? Loro. Ah, vai solo tu, vai. Lo credo, quel freddo. Sì? Allora aspetta che sghiaccio il power bank. Tieni. Non so se si vedono. C'è una sorta di acqua cristallizzata. Fantastico. Allora, chissà se quel canale è collegato a qua. Ah, mi sa che è questo, sì, quello che vedevamo dall'alto, sai? Sì, comunque recuperiamo la bottiglietta. Oh mamma! Mary! Ok. Eccolo! Vediamo, aspetta che... ecco, facciamo così. Quant'è? Inclina perché sennò non si legge. Vedi tu? 14 e 3. L'abbiamo lasciata che stava a sì, 19 14,5 adesso. E qualcosa. Mo si sta scaldando. Incredibile, sì. Da 19 a 14. Esatto, ora la beviamo e avremo i superpoteri. Esatto. È raffreddata naturalmente. Oh, il mio dente. Vero? Poi è un fresco buono, si sente. Che... fresco naturale. Adesso a proposito di cose naturali, corriamo al supermercato a prendere le schifezze. Un'avventura bellissima. Guarda, ho la mascherina rosa, ti piace? Sì, fantastico, io ce l'ho azzurra. Un'avventura veramente, veramente strepitosa, che tra l'altro è stato un pomeriggio, a me sono sembrati 2 giorni. È vero, guarda. E fu così che scoprirono in realtà un effetto alieno. Qui riesci proprio a rigenerare. Sì, sì, si vede che ci sono meno radiazioni, meno schermi. In mezzo alla natura. Anche se abbiamo l'action cam, però i telefoni, quello è stato. È eccezionale. Poi il freddo. La grotta che faceva freddo, mi sono dovuto mettere il giacchetto per entrare. Oddio, che è un animaletto? Sì. Ma è un gatto? Un gatto, sì, che c'è una certa, tra l'altro. Io pensavo fosse un cuccio, già lo stavo prendendo. No, infatti. No, proprio sta a casa sua, praticamente. Ho visto, no, comunque che bello. Grazie, Mariella, questa esperienza che... mi fa piacere, cioè, guarda, averti portato in questi miei luoghi d'infanzia. Esatto, che poi a pelo di terra, come si dice, del suolo... nel senso che tu questo sbalzi di temperatura, che non sono esperto, chiederemo anche a Mirko che magari guarderà il suo video,
se tu vai forte. Sotto, allora dopo un po' senti freddo, arriva quelle temperature. No, ma quello arriva, c'è cioè, un incanalamento. Fuoco del, comunque, della caverna. Ecco, quando io mi sono arrampicato. Ma è tipo la caverna di Dark. Batman, può essere. Quando io mi sono arrampicato e c'era quel punicolo. La grotta di Dark, che praticamente entri lì dentro e riesci negli anni 80. Che era più freddo. Ma adesso siamo negli anni 80. Comunque, posso dire sta cosa o vuoi continuare a interrompere? Ma sei stato il protagonista assoluto del video, cioè ma io sono una Barbie. La cam, sì, la Barbie. Io c'avevo la cam perché attenta, andavate a portarla, mi dice, senti, portala te, portala te, io mi sono sacrificato. Cam de che? Cioè, la, Barbie de che? Cam. No, Barbie de quelle. Ah, quella sei tu con il narciso. Vedi, ho anche la maglietta che c'è scritto Help me, I'm blonde. Ma no Barbie però. No. Vabbè, praticamente quel cunicolo che vedevo da sopra è accessibile anche da dentro. Io non sono un esperto di esplorazioni, ma mi piacerebbe esplorare quel cunicolo passando da dentro quella grotta, perché ci si può passare, è abbastanza largo da permettere l'accesso di una persona. Secondo me è collegato con qualcos'altro, no, non lo so. Con la stanza che abbiamo già visto, Valerio. Sì, è collegato, è quello che ti sto dire. No, nel senso che tu cadi nella stanza perché lì c'è un foro. No, anche da dentro la stanza ci comunque può andare. Comunque da qui c'è, ci sono le cose romane. Ah no, non è vero. No, non c'è parte. Le cose però, archeologhe. Comunque, esatto. Concludiamo questo video ringraziando tutti coloro che sono venuti con noi. Esatto. Virtualmente, signora, si mette in posizione. Signora, ma questa è cosa? È quella di Mago Merlino. Magamago. Magamago. Era lei vestita uguale. Vorrei tornare indietro per inquadrarla. Magamago, vabbè. È identica. Quindi, bellissima. Che paura. Ma come che paura? Vorrella. Poi ringraziamo, ma era tenerissima questa nonnina di paese. Allora, ringraziamo. Castrogaro. Ma che ne so? Siamo in un altro posto. Cioè andiamo a conclusione del video, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito e sono venuti con noi a graffiarsi gli stinchi come me. Esatto. E grazie Mary, e quindi un bel like, un bel commento e diteci se conoscevate o meno questo luogo. Ed ora noi andiamo al supermercato a comprare le patatine. Sei aperto perché sono le 8:10. Ma sì, sì. Andiamo al centro commerciale. Va bene, panda così gialla. Torniamo nella civiltà. Ciao.